quali aprite bene le orecchie, perché se questo video raggiungerà i 250 like entro mezzanotte, e so che ce la potete fare ragazzuoli, vi basta cliccare quel tasto tutti quanti e ce la facciamo più che agilmente, arriverà il video guida su come scaricare per Android, non per iOS, Seven Deadly Sins Idle Adventure. Mi raccomando ragazzuoli, conto su di voi, intanto iscrivetevi e ovviamente un bel like e buona visione! Ciao e bentornati oggi, anzi benvenuti quasi per la prima volta a post live che abbiamo fatto su YouTube per provare insieme questo gioco al day one. Siamo in un primissimo video su Idle Adventure, tra l'altro con la musica del gioco, l'abbasso lievemente per non dare troppo fastidio, comunque deve essere un sottofondo. Quindi ragazzuoli, mi raccomando, un bel like, iscrivetevi se volete altri video su questo gioco, ragazzi, so che li volete, soprattutto quello su come scaricare questo gioco. Mi raccomando ragazzi, lasciate un bel like, arriviamo a 250 entro mezzanotte. Ripeto, so che ce la potete fare, non mi venite a dire ma sono troppi, no, cliccate tutti like e ci arriviamo super easy, ok? Detto questo, partiamo e andiamo subitissimo. Questo è un video un po' importante perché secondo me è un errore incredibile che non bisogna fare a inizio gioco. Poi ovviamente dopo aver fatto il video su come scaricarlo, se ci arriveremo, ci sarà anche il video sulla guida iniziale completa, ovviamente ve lo dico a mani basse. Qua abbiamo tutti i giorni di login, qua abbiamo già ovviamente un po' il gioco, lo potete già vedere chiunque fosse effettivamente curioso di capire com'è il nuovo Idle Adventure. E ve lo dico tranquillamente, è un Idle Game. Questo cosa vuol dire? È un FK Game, come FK Arena o banalmente un Seven Nights Idle Adventure, che per l'appunto è della stessa casa, della Netmarble. Quindi mi raccomando ragazzi, è un idle game, non vi aspettate il gioco clamoroso della vita, perché non lo è. È tutto molto copiato o volendo ispirato a Grand Cross, ed è a mani basse un appendice totale di Grand Cross, quindi è un qualcosa che si va ad inserire nel mondo di Grand Cross e niente di più, non è un gioco a parte, è un extra di Grand Cross praticamente. E altrettanto uno potrebbe dire, ma perché hai fatto questo video quando ancora non hai fatto la guida neanche per scaricarlo? Perché comunque ragazzi il gioco alcuni ce l'hanno già, non tutti hanno bisogno del video guida per scaricarlo, quindi partiamo subito dal fatto che alcuni già ce l'hanno e quindi voglio fare questo video per evitare di farvi commettere errori. Ma partiamo subitissimo innanzitutto con una piccola daily routine, ok? Guarda qua, 2000 gemme ragazzi, subito giftate. Tra l'altro è un gioco molto basato sulle pubblicità e filmati, almeno per quanto riguarda i dispositivi mobile, perché comunque siamo su BlueStacks, ma in una futura app launcher non ci sarà tutti questi problemi, ma comunque lo vedremo. Vedi qua, filmato, vai avanti, la classica cosa dei giochi di questo tipo. Comunque andiamo un po' a riscuotere un po', così vedete anche un po' le varie icone. Qua vediamo già alcuni pacchetti shoppabili. Andiamo a riscuotere le ore passate per appunto a farmare. Ecco qua. Allora ragazzuoli, intanto che lui prova a fare il boss per andare avanti, e ovviamente non ce la faremo mai a farlo, vi spiego brevemente perché di questo video. E in questo gioco ragazzi, ovviamente, è un gacha, ok? Permettiamo questo, è un gacha. E come tutti i gacha, ha il banner standard e il banner a pagamento, per così dire. O comunque il banner un pochino più limited, che è l'inizio, perché ho detto a pagamento, perché all'inizio questo gioco risulta veramente essere a pagamento, ok? Quindi anche qui, nota un po' dolente, però comunque, sì, funziona così. Allora, come funzionano le pull su questo gioco? Noi abbiamo sia le gemme che i ticket. Abbiamo due ticket diversi. Questo è il banner standard, dove noi all'inizio potremmo pullare solo qui, salvo shoppate, perché all'inizio qua si può solo shoppare, ok? Se vado qua a questi ticket, ragazzi, vai al negozio e mi porta per shopparli, quindi si possono solo shoppare all'inizio questi ticket. Ovviamente il funzionamento com'è? Noi abbiamo per appunto delle barre da riempire. Per poter, queste barre qua sopra, per poter sbloccare il banner di ban a gemme, e quindi da qui in futuro poter pullare a gemme con tutti i personaggi, dobbiamo arrivare a livello 6 di evocazione. E allergia permettendo, cosa significa livello 6 di evocazione? Noi abbiamo per appunto questa qua sopra,
che è la lista dei livelli. Noi per appunto dobbiamo riempire questa barra pullando in questo banner standard per poi salire di livello, elevare al 6 e sbloccare quello limited, che per appunto potrebbe essere qualsiasi personaggio. In questo caso il primo personaggio è Ban. Tra l'altro è molto figo perché gli artwork dei leggendari, o perlomeno alcuni, perché ho notato alcuni comandamenti che mi sembrano tutti sin dei leggendari, per appunto si muovono. I leggendari sono quelli gialli con lo sfondo giallo, quindi gli altri sono ovviamente due altre rarità. Ora, come potete vedere, c'è la barra da riempire. Ogni livello ha la sua barra, più andiamo avanti più è alta. In questo caso, per arrivare dal 4 al 5, devo fare 2500. Piccola nota dolente, tra l'altro questa meccanica c'è anche su Audio Adventure, da quel che so, su Seven Night. Piccola nota dolente, se noi andiamo a fare una multi, cioè 10 pergamene, 10 volantini, perdonatemi, 10 di questi, lui va avanti di 10. Quindi letteralmente, ragazzi, noi per soltanto andare dal livello 4 al 5, e il 5 suppongo sia 5000, credo, bisogna fare ben 250 multi. E qua arriva la nota, secondo me, ancora più dolente. Voi non fatevi prendere dalla fretta e furia di sbloccare il banner di Ban, perché vi svelo un segreto. Ban, qui ci sono i tassi, ok? Questo è quello che si può trovare a livello 4 di evocazione. Da livello 5 in poi, Ban si può trovare nel banner standard, ok? Questa è un po' la cosa per cui ho voluto fare questo video. Non fatevi prendere dalla fretta e furia di arrivare a livello 6 per sbloccare questo banner, perché Ban si può trovare tranquillamente in questo banner qui, ok? Da livello 5 in poi. Rate bassi? Ovviamente, nessuno lo mette in dubbio, però già vedete che qua si aumenta non di poco, ok? Quindi, mi raccomando ragazzuoli, non fatevi prendere dalla fretta e furia, perché poi man mano che si alza di livello, ovviamente, sale anche la percentuale di drop. Ok? Quindi il consiglio per cui ho voluto fare questo video, che è un consiglio ragazzi rapido, proprio di inizio gioco per non farvi fare errori, è di non consumare le gemme, di arrivare piano piano, perché il gioco ragazzi veramente te le tira dietro le pull. Vi faccio banalmente un esempio: se noi andiamo a, non lo so, a vedere qui, dov'era il pass, questo se non mi sbaglio, esatto, guardate qua i pass normali della delle varie fasi, guarda. Questi sono semplicemente dei livelli del 6, 6, 6, 6, che poi io ne ho fatte tantissime a volte in queste missioni qua, ragazzuoli, letteralmente, guardate, cioè, abbiamo proprio un botto di pull, guarda qua, 500 se non mi sbaglio, 100, non mi ricordo, cioè, ti tirano veramente dietro un boato di pull, non sto scherzando, soprattutto all'inizio gioco, nelle prime fasi, ragazzi, veramente ti ritirano dietro a centinaia di centinaia, e sì, altra nota dolente di questo gioco, sembra un video negativo, però è un video più caldo che vuole spiegare. Nota dolente un po' le animazioni. Le pull delle animazioni, essendo anche volendo un idle game, sono molto risicate. Non c'è animazione, ce le faccio vedere. Ora, faccio una singola. Cioè, questa è l'animazione. Apri e giri, punto. Cioè, è veramente poca roba. Cioè, è veramente brutto da dire, però poca roba. Tra l'altro, quella che vedete qua, c'è cioè la multi standard da 10 PG, è questa. Questa è da 300 PG. Per intendersi, 300 PG, 3000 gemme, 300 PG. Quello che volevo, che voglio dirvi, è di non consumare le gemme in questo banner standard, perché prima o poi con le pergamene lo completerete da soli. E ovviamente sì, qua Ban è in rate up rispetto all'altro, però ragazzuoli, si può trovare anche qui dal livello 5 in poi, ok? E si può arrivare a livello 5 tranquillamente in 4-5 giorni. Penso che io oggi o domani ci arriverò, ed è per me il quarto giorno di gioco. Quindi ragazzi, tranquillamente non sprecate gemme, cercate di tenerle il più possibile, proprio per evitare di buttarle nel banner standard, che potrai e puoi sicuramente completare nel corso del tempo con, per l'appunto, le pergamene che ti regalano, i ticket per così dire che ti regalano. Quindi insomma, mi raccomando ragazzuoli, non sprecate gemme, e per chiunque se lo stessi chiedendo, il gioco è tranquillamente fattibile senza SSR, quindi senza essere pay to win. Questo attualmente è il mio box, è un po' lentivo stamattina, non so perché, ma comunque questo è il mio box. Come potete vedere, di leggendari ne ho soltanto due, e lei la regalano e lui lo regalano, se non mi sbaglio, da un ticket nei gift. Quindi insomma, capite bene il livello della situazione. Quindi mi raccomando ragazzuoli, non sprecate gemme, non sprecate gemme, perché sono veramente fondamentali secondo me per il futuro. Sprecarle nel banner standard è veramente una cazzata, ve lo dico tranquillamente, anche perché è un qualcosa, ripeto, che si può finire
gratuitamente, cioè se noi non facciamo per l'appunto ban e non sblocchiamo il banner di ban al quarto giorno ma lo sblocchiamo al settimo, non cambia niente ragazzi, perché poi arrivate dal ban, avete consumato tutte le gemme per fare in fretta e furia questo banner qui e poi arrivate dal ban e non avete pull. E ne avete sprecate decine di migliaia su questo banner quando non servivano e letteralmente potevate finirlo senza sprecare gemme. Tra l'altro questo banner dura un mese, quindi capiamo un attimino, insomma, questo è un po' il discorso. Quindi mi raccomando, tra l'altro questa barra qua su per l'appunto è rispecchia questa, quindi appena arriva il livello 6 potrai pullare. C'è proprio scritto, le evocazioni con i diamanti diventa disponibile solo dopo aver raggiunto il livello 6 evocazione. Livello 6 che in teoria, una volta sbloccato nel gioco, lo sblocchi, cioè nel senso, arriva il livello 6 all'inizio del gioco e poi tutti i banner che usciranno da qui alla fine degli anni a venire saranno subito pullabili a gemme. È solo una cosa di inizio gioco per sbloccare la meccanica delle pull a gemme nel banner limited, nulla di più ragazzi. È una cosa che ci sta, sì e no, puoi finirlo free, è vero, però è troppo lungo a mio avviso ed è palesemente una mossa per evitare i reroll su questo gioco. E comunque ragazzi, tra l'altro non servono nemmeno i reroll perché comunque puoi fare tutto tranquillamente, sono nella fase 340 nel senso. Tra l'altro non so nemmeno quando finisce la fase, quant'è l'ultima fase. E tra l'altro, ripeto, poi questa roba qui ve la dirò nel corso della guida completa, se ci arriveremo con i like e tutte le cose, però questo gioco si basa molto sulle fasi, tutto quello che possiamo fare in base alle fasi in cui siamo, è veramente classico degli idol, ok? Quindi ragazzuoli, mi raccomando, non sprecate gemme su questo banner, pullate solo questi ticket, mi raccomando, perché potete finire il tutto con i ticket. E tra l'altro, ripeto, ban da livello 5 di evocazione si può trovare anche in questo banner, mi raccomando. Poi non è l'unico personaggio che si può trovare, nel senso, ce ne sono tante di leggendari, c'è anche Gelda, tra parentesi, Artwork di Gankos, tutti quanti, ma vabbè, ce ne facciamo da ragione. E dopo questo ragazzi, mi raccomando, un bel like, iscrivetevi, 250 like entro mezzanotte, conto su di voi. Se volete il video guida su come scaricare Idol Adventure, recuperate gli altri video qua a destra e a sinistra, qua sopra delle schede, e soprattutto lo showcase di Persi, ma è uscito ieri, mi raccomando. E let's go, boys! E ciao a tutti, ragazzuoli!